Ciao a tutti, bentornati sul canale. Allora, mi è arrivata la nuova spedizione Hachette che contiene altri 4 numeri della Tumblr Batmobile. Allora andiamo in ordine dal numero 52 fino al 55. Quindi, siccome questi sono passaggi molto delicati, andiamo a leggere queste fasi di montaggio nel video attuale, mentre nel prossimo li andiamo a montare insieme. Allora, iniziamo a vedere cosa c'è nel numero 52. Io non mi ricordo quello che avevo visto nel precedente numero e quindi proprio sono all'oscuro. Andiamo a vedere un pochino qui. Allora, il montaggio passo a passo, la prima paratia parafiamma della vostra Batmobile. Quindi riceviamo questi pezzi. Allora, iniziate disponendo sul piano del lavoro la paratia. Ok, quindi abbiamo questo pezzo avanzato dai montaggi precedenti che serve fondamentalmente per irrigidire questa parte in plastica sulla quale poi vengono montati questi altri pezzi che, come vedete, hanno misure diverse, sono da 62,6 mm e 69,4. Su questa struttura, una volta installati tutti questi pezzi, ci si va a mettere la coda, il gruppo, quello che abbiamo costruito la volta precedente, e si arriva a questo risultato. Apriamo il 53, vediamo che cosa c'è. È una scatola, diciamo, molto simile a quella che abbiamo appena aperto, quindi mi aspetto qualcosa di simile. Infatti, la seconda paratia parafiamma della vostra Batmobile, quindi c'è questo altro pezzo in plastica e questi pezzi, che anche questi penso siano di plastica. Ah, ok, perfetto, quindi si vanno a montare lateralmente questi pezzi qui di lato, quindi molto semplicemente, per ottenere questo risultato. Dopodiché quest'altra paratia di plastica che abbiamo ricevuto adesso va a appoggiarsi sulla parte di metallo, quindi si va a chiudere in questo modo per arrivare ad avere questo risultato, che, come vedete, è veramente molto bello. Diciamo che iniziamo oggettivamente ad avere una visione della grandezza e di quanto è massiccia questa macchina. Nel numero 54 abbiamo visto che ci sono solo dei pezzettini dal precedente fascicolo. Andiamo a vedere qui. Allora, montanti, traverse e connettori per la vostra Batmobile, quindi ci sono 6 pezzettini fondamentalmente che vengono uniti in questo modo. Quindi quelli piccolini, 54C, sono 2, e poi abbiamo 54A e B, vengono uniti in questo modo, quindi mi sembra tutto molto semplice. Si ottiene questa parte, dopodiché le altre due parti, 54E e 54D, vanno montati sul blocco, diciamo, della cabina che abbiamo costruito all'inizio del montaggio. Quindi devo dire che anche in questo caso iniziamo a lavorare su parti che erano messe nei cassetti da tanto tempo. Ultimo numero, ovvero il 55, poggiamo via la scatolina perché chiaramente la apriremo nel video successivo. Adesso qui andiamo solo a prendere il fascicolo e a leggerlo, sempre se non lo distruggo. Andiamo a verificare i passaggi. Arriviamo qui. Allora, il pianale della sezione frontale della vostra Batmobile. Allora, vediamo un attimo. Abbiamo, diciamo, dobbiamo recuperare tutte le parti che abbiamo fino ad ora, o meglio, quasi tutte. Questo pezzo qui che verrà, diciamo, assemblato. Finalmente si comincia ad unire un po' di roba, quindi la parte di metallo grande viene unita al blocco delle ruote frontali in questo modo, quindi ci sono diverse viti da mettere. Dopodiché, a questo punto c'è scritto: recuperate sia il frontale della vostra Batmobile sia il telaietto da voi ottenuto al termine del montaggio 54 e disponeteli sul piano da lavoro esattamente come mostrato in foto. Quindi dobbiamo fondamentalmente andare a creare questa struttura che poi ci permetterà di andare ad unire la parte frontale della nostra macchina. Quindi vedete, viene in questo modo. E
arriviamo a questo risultato. Quindi devo dire che sono, diciamo, inizio ad essere molto soddisfatto di questo risultato. Diciamo che sono questi i montaggi che mi piacciono, dove alla fine andiamo ad unire cose che fondamentalmente stavano in cassetti vari da diversi mesi. Con questa spedizione, anche se ovviamente rimaniamo ben lontani dalla fine, avremo la possibilità di montare diverse parti e unirle tra loro in modo tale da avere, diciamo, una visione d'insieme abbastanza completa. Non mi sembra che ci siano difficoltà, da quello che abbiamo letto, insomma, mi sembrano passaggi piuttosto semplici, anche se potrebbe esserci qualche micro differenza tra i fori e la plastica, quindi insomma magari lì c'è da perderci un po' di tempo, come è successo con le paratie laterali dell'abitacolo, ma insomma sono cose risolvibili piuttosto facilmente. Quindi vi chiedo il solito pollice in su e mi raccomando, vi ricordo anche di iscrivervi al canale attivando la campanellina, così da non perdere nessuna delle prossime fasi di montaggio, ma in generale nessuno dei miei video. A questo punto vi saluto e ci vediamo molto presto nei prossimi giorni. Ciao!